Le dichiarazioni di Paolini sono sembrate molto celebrative. Io sommessamente dico che la perfezione non esiste su questa terra e non è vero che tutti gli studenti della provincia e Fano non è una realtà proprio secondaria. Dichiarato inagibile nel settembre 2019 a causa di problemi statici, l'ex Carducci al campus scolastico di Fano deve ancora essere demolito e ricostruito. È quanto contesta un docente che insegna al Battisti di Viale 12 Settembre. Questo istituto oggi ospita linguistico e liceo delle scienze economiche e sociali del Nolfi Apolloni. Anni fa, infatti, dopo i problemi registrati al Carducci, si era provveduto ad una distribuzione degli alunni su più edifici, ma dei lavori sui due plessi ancora nulla. Ecco, di che cosa lamentate, cosa è successo in questi ultimi giorni? Allora, ieri sul quotidiano Il Corriere Adriatico è uscito un articolo in cui viene intervistato Paolini della provincia, il presidente, che elogia l'operato della provincia. Giustamente la provincia non è stata immobile e ha risposto a delle esigenze delle scuole provinciali già dal primo giorno di scuola. E Fano viene citata proprio in fondo all'articolo, dopo all'inizio c'è Pesaro, poi Cagli, Urbania, Fano, e viene detto tra l'altro che nell'edificio del Battisti sono state realizzate le nuove finestre a emissione zero. Questo non corrisponde al vero, questo intervento ancora non è stato realizzato né terminato, non si è visto nessuno qui, quindi dobbiamo eccepire questa cosa qua. Poi, ma state organizzando anche una protesta? Sì, non tutti gli studenti della provincia iniziano l'anno nel migliore dei modi e vogliamo ribadire che il plesso Carducci, l'edificio del Carducci, è stato dichiarato inagibile 4 anni fa, ancora non fisicamente i fanesi vedono che ancora non è stato mosso un mattone. Poi abbiamo piacere che anche la provincia faccia le sue dichiarazioni. Sicuramente la provincia si è mossa su questo, ha fatto molto, però ci sono 9 milioni, più di 9 milioni pronti ad essere stanziati, però è tutto fermo e il tempo passa. Dobbiamo lamentare di nuovo in Italia la burocrazia.